Karol Wojtyla ha sempre valorizzato il ruolo dei laici in ambito ecclesiale, fin dai suoi primi incarichi di viceparroco, prima a Niegowic e poi a Cracovia. Non solo li coinvolgeva nelle sue attività, ma era sempre disponibile a lasciarsi coinvolgere nelle loro. Ha continuato a valorizzare la collaborazione di tutti, anche durante i successivi sempre più alti ministeri, di vescovo ausiliare, di arcivescovo metropolita e soprattutto di pastore della Chiesa Universale. Proprio durante il suo pontificato, inoltre attraverso l'esortazione apostolica Christis Fidelis Laici, Giovanni Paolo II ha tracciato le linee guida di un'azione comune e sinergica per ogni comunità ecclesiale, affermando che i pastori devono riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel battesimo e nella confermazione, pur ribadendo che gli incarichi e i servizi del fedele laico devono svolgersi sotto la saggia guida dei pastori. Anche i non consacrati, dunque, per Papa Wojtyla, sono chiamati a diventare artefici umili e grandi della crescita del Regno di Dio nella storia e a orientare il proprio slancio missionario verso i non credenti e verso gli stessi credenti che hanno abbandonato o affievolito la pratica della vita cristiana. Non a caso, nel suo lungo e fecondo ministero petrino, sono sorti o sono stati valorizzati numerosi movimenti ecclesiali laicali, da lui definiti la risposta suscitata dallo Spirito Santo, alla cultura secolarizzata che fomenta e reclamizza modelli di vita senza Dio. Ciò ha favorito la nascita della comunità Nuovi Orizzonti, ma anche lo sviluppo di altri movimenti preesistenti, come l'Opus Dei, i Focolari, la Comunità di Sant'Egidio, Comunione e Liberazione.